Carissimi amici, buonasera e benvenuti o bentornati sul canale per i patetici digitali. Qual è la causa per cui l'anima cade nei corpi? Platone risponde a questa domanda esponendo il mito del carro alato, che è contenuto nel Fedro. La risposta di Platone è chiara. La causa per cui l'anima cade nei corpi è una colpa. Ma vediamo in dettaglio l'argomentazione di Platone. Originariamente l'anima era presso gli dèi e viveva di vita divina. L'anima è come un carro trainato da due cavalli con l'auriga, mentre i due cavalli degli dèi però sono egualmente buoni. I due cavalli delle anime degli uomini sono uno buono e uno cattivo. E la guida è difficile così. L'auriga rappresenta la ragione. I due cavalli, le parti alogiche dell'anima, quindi la parte concupiscibile e quella irascibile. Per alcuni interpreti, questi rappresentano i tre elementi con cui il demiurgo ha foggiato l'anima. Ad ogni buon conto, le anime procedono al seguito degli dèi per le strade del cielo, la cui sommità è raggiunta periodicamente per contemplare la verità, il mondo intelligibile. Ma a differenza che per gli dèi, per le nostre anime, per le anime degli uomini, è molto più difficile contemplare l'essere che è al di là del cielo e quindi contemplare la verità. Questa difficoltà è dovuta al cavallo di razza cattiva che tira verso il basso. Così alcune anime riescono a contemplare l'essere una parte di esso e a vivere quindi con gli dèi. Altre invece non riescono a raggiungere la pianura della verità. Si ammassano, fanno ressa, si scontrano, si scalpestano, nasce una zuffa in cui le ali si spezzano e le anime, così fattesi pesanti, precipitano a terra. Dunque, finché un'anima riesce a vedere l'essere, quindi a contemplare l'essere nella pianura della verità, non cade in un corpo sulla terra e di ciclo in ciclo continua a vivere in compagnia degli dèi e dei demoni. La vita umana alla quale l'anima, cadendo da origine, è moralmente più perfetta a seconda che abbia più o meno veduto l'iperuranio. Alla morte del corpo, l'anima viene giudicata e per un millennio, come abbiamo visto nei video precedentemente pubblicati, quell'anima godrà di premi o sconterà delle pene corrispondenti ai meriti o ai demeriti della vita terrena. E dopo il millesimo anno tornerà a reincarnarsi. Questo mito, che dicevo all'inizio è contenuto nel Fedro, presenta chiaramente una novità rispetto a quello che abbiamo letto nella Repubblica. Passati 10.000 anni, le anime rimettono le ali e ritornano presso gli dèi. Le anime che per tre volte consecutive però hanno vissuto praticando la filosofia, fanno eccezione e godono di una sorte privilegiata. Rimettono le ali dopo 3.000 anni. Carissimi amici, spero che questo video possa esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like. Vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale per essere aggiornati sui prossimi contenuti. Vi ricordo che vi lascio in descrizione alcuni link sui video precedentemente pubblicati su questo canale circa la figura e la filosofia di Platone. Grazie e buona serata a tutti.